Logos Web Radio. Buona giornata a tutti amici, oggi ascolteremo l'intervista che ci ha concesso Andrea Mingardi lo scorso 28 aprile, in occasione della presentazione del suo nuovo libro La Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Il tuo libro, Sotsmel, che oggi presenti qui alla Casa della Conoscenza, è un incentivo all'autoironia per affrontare le fatiche della vita. Quanto è stata importante nella tua vita l'autoironia anche ai fini della tua carriera? Ma guarda, l'ironia e il sarcasmo, penso che tu lo sappia, sono armi a doppio taglio, perché quando tu fai qualche battuta o affronti le cose non come vorrebbero i seriosi, la gente pensa sempre mi vorrà prendere in giro, non mi prende sul serio, però diciamo che è un salvavita notevole. E quindi il sarcasmo, l'ironia e anche la capacità di non prendersi troppo sul serio sono stati fondamentali nella mia vita, anche se il libro Sotsmel, la cui traduzione letterale potrebbe sembrare volgare, in realtà è un'espressione che significa stupore, smarrimento e di questi tempi più sgomento che allegria, ecco, di fronte a quello che sta succedendo. È un libro che ha anche delle pretese sociologiche, se vogliamo, anche se è molto divertente. Tu sei un musicista che ha accompagnato varie generazioni e successivamente anche da scrittore hai avuto un ruolo comunicativo importante nella tutela di un passato storico che sembra essere stato dimenticato soprattutto dai giovani, per esempio nel dialetto, nei modi di dire, certo, di fare. In un momento in cui i giovani sono assolutamente insicuri rispetto al loro futuro e soprattutto in un mondo che attraverso la tecnologia, i mass media, la globalizzazione tende a presentare dei modelli standard a cui tutti si devono rifare, il fatto di riuscire a riappropriarsi delle proprie radici, quindi del proprio dialetto, quanto può aiutare a dare sicurezza e ad aiutare a trovare la propria strada? Innanzitutto ti faccio complimenti per questa domanda che è molto importante e sulla quale si impernia parte del mio lavoro. Quando nel 2000 ho scritto Benessum, che è stato il primo libro, che era una sorta di raccolta di espressioni dialettali superstiti nel linguaggio comune di tutti i giorni, non pensavo che 8 anni dopo sarei uscito con un libro che invece tentava di capire cosa rimaneva dell'anima dei bolognesi, ma anche degli emiliani romagnoli, no? Come tu sai, questo è un territorio baciato da Dio per quel che riguarda la capacità di affrontare le avversità della vita, no? Noi non ci siamo fatti mancare niente nella nostra vita, abbiamo avuto il Duce a Predappio e la Resistenza contemporaneamente. Allora, io credo che chi adopera il dialetto o tutte le tradizioni come forma di nostalgia fine a se stessa commette un errore spaventoso. Però, voi che siete molto giovani, se io vi parlo dell'articolo 1360, in cui qualcuno vorrebbe equiparare quelli della Repubblica di Salò, i repubblichini, con quelli che hanno fatto la Resistenza, secondo me, attraverso un revisionismo storico, si commette un grave errore. Io dico che i giovani devono conoscere la storia, devono conoscere le radici, capire da dove vengono i genitori, i nonni, quale movimento mentale e culturale li ha spinti ad arrivare fino a qui in un territorio, come dicevo, questo che è magico rispetto a tutto il resto d'Europa. E da qui però non fermarsi, perché sarebbe stupido se dicessi bisogna insegnare il dialetto bolognese a scuola, ma chi se ne frega. Insomma, è molto più importante mantenere l'anima, lo spirito, la capacità, come dicevi tu, autoironica, piuttosto che andare a guardare la sintassi per recuperare delle cartoline che vengono dal passato ingiallite, morte e sepolte. Partendo dal passato, sia linguisticamente che storicamente, sotto il profilo anche del racconto degli storici, ma anche dei nonni, si può affrontare il futuro senza buttarsi dall'altra parte del cavallo. Quindi la tecnologia, tutto quello che viene, il progresso, ben venga. Intendiamo, se pensiamo a come comunicavano i giovani nel 1930, c'era da spararsi. Adesso invece i giovani comunicano con tutto il mondo. Quindi questa qui mi sembra che sia una domanda fondamentale per coinvolgere i ragazzi della storia
umanistica, sociale, culturale di una città e per farli progredire senza dire tutto quello che è stato fino a ieri è sbagliato e tutto quello che arriva domani è meglio. Per quanto invece riguarda la tua carriera di musicista, pensi che il fatto di essere riuscito appunto a mantenere la tua identità di bolognese, le tue radici, abbia contribuito a creare quell'X Factor, visto che adesso c'è questo reality famoso, che ti ha permesso di sfondare nel mondo della musica, anche a livello internazionale? Guarda, le condizioni... questa è una delle ragioni per cui noi abbiamo creato il Festival delle Arti, diciamo la verità, che questa kermesse che si basa su iscrizione gratuita, in 9 discipline distribuiamo 9 borse di studio a dei giovani emergenti che però hanno come filosofia l'impegno. Io credo che X Factor o gli amici di Maria De Filippi non siano delle cose completamente sbagliate. Io penso però che si professi la politica del colpo di fortuna. Perché, diciamo, X Factor, per quanto cantino benissimo tutti, intendiamoci, perché sennò uno potrebbe pensare, questo fa il cantante, sente un ragazzo di 20 anni che canta bene, ha un'invidia. No, io lo sento, visto che oggi cantano bene in molti, c'è molta gente brava che ha voce, che sa cantare, c'è da chiedersi che cosa significhi cantare oggi. E c'è da chiedersi perché si premi qualcuno che vince il campionato mondiale di karaoke. Perché il percorso di un artista è un percorso complesso, è un percorso sofferto, che è fatto di milioni di no, questo riguarda la mia carriera, è fatto di rinunce, io non mi sono mai rassegnato ad andare a vivere a Roma o a Milano, è stato un limite alla mia carriera. Poi sono andato l'anno scorso a Los Angeles a cantare la settimana degli Oscar, per esempio, però questa è la realtà di molti ed è sempre un percorso personale, è sempre un qualche cosa che attiene alla sofferenza, allo slancio, alla passione, a un qualcosa di più complesso che un faro che si accende in quel momento e considerato che tu sei una bella ragazza e fai un bel sorriso, in quel momento magari hai anche una bella voce e convincono attraverso il televoto, che è un'altra truffa, gli italiani a guardare te e non Fiorella Mannoia, che è un artista che viene da un percorso. Ecco, questa secondo me è una truffa. Molti cantanti italiani sono imbestialiti nei confronti di Simone Aventura, Morgan e di Mara Maionchi, che peraltro è una mia amica, perché non ci si rende conto, dicendo che in fondo i giovani hanno bisogno di sognare, che tu distruggi tutto il percorso dell'impegno, il percorso dell'autostima, della lotta per raggiungere qualcosa. L'evidenziazione che hanno avuto questi cantanti in questi mesi, o questi ballerini, o chi, è 10 volte superiore a quella che ha avuto, non so, il povero Mino Reitano in tutta la sua vita. Cioè, capisci, c'è qualcosa che non va. Allora, adesso lui è morto, se n'è andato, l'hanno anche preso in giro negli ultimi 10 anni, al di là del fatto che artisticamente, secondo me, era discutibile, insomma, mi piacciono altre cose, tu lo sai. Ecco, però questa è un'ingiustizia, capisci? In più, se mi posso dilungare, perché mi stai stimolando alla grande, devo dire che si sta distruggendo il concetto di vittoria. Perché ogni sera per televisione c'è qualcuno che si abbraccia, qualcuno che si bacia, sei stato nominato ma ti hanno salvato, e piangono, e si abbracciano, e sono felici, come se avessero conquistato qualcosa di fondamentale, invece non hanno conquistato niente. Quindi tu alla gente a casa comunichi che sono questi che hanno vinto qualcosa, invece non hanno vinto niente, quindi tu inviti la gente a votare come se fosse importante, poi la gente non vota più per le cose importanti, o piangono disperati perché sono stati eliminati, da che? Capisci? Se uno ha la vita corta, vabbè, il problema è risolto, ma se uno ha la vita lunga si rende conto che questa veramente è una truffa. Grazie mille. Grazie a te. Grazie anche a voi amici del Blogos per l'ascolto. Un grosso saluto da Manuela, Blogos Web Radio www.blogos.it.